Cari amici, bentornati. Eccomi qua per recensire una delle penne da voi più richieste perché è un nuovissimo modello, un modello di ingresso, un modello abbastanza economico, un modello italiano di una casa di design abbastanza nota e una penna da tutti i giorni. Con fusto cappuccio in metallo, in alluminio, diciamo così, con un design molto originale, una clip lunghissima, anche lei molto originale da design, modernità, minimalismo e design italiano per dare un connubio eccellente a un prezzo di ingresso abbastanza basso. Se non sbaglio, siamo intorno ai 25 euro. Ovviamente, che con la casa stilografica di Firenze avrete diritto ancora al 15% di sconto. Quindi, mi raccomando, stiamo parlando della Graphics Fountain di chi? La Signature, che è la società controllata da Pininfarina. Sul marchio Pininfarina Segno, quindi stiamo parlando di Pininfarina. È una penna che le versioni si vengono differenziate solo dalla misura del pennino e dal colore della clip. In questo caso è una clip blu. È un pennino misura F. Era sprovvista di converter, però penso che un converter compatibile Parker possa andare bene, altrimenti usate le cartucce, anche quelle compatibili universali Parker. Vediamo allora il prodotto. Come avete visto, è un imballo molto semplice, proprio economico, perché comunque stare a un prezzo e darvi un prodotto Pininfarina, che comunque potete già vedere, una chiusura cappuccio poi ovale, la chiusura non si vede praticamente, non ci sono praticamente quasi tolleranze nella chiusura, praticamente sembra un pezzo unico, invece comunque a sinistra avete cappuccio, appena abbastanza lunga. Abbastanza lunga, non meno lunga della Mi Safari, però potete calzare, ma ve lo sconsiglio, potete calzarlo. Cappuccio lo si può fare, però sinceramente se non avete mani così grosse non vedo il bisogno, quindi cappuccio a pressione, apertura cappuccio a pressione, chiusura e un pennino Schmidt, quindi affidabilissimo, dopo Schmidt come caveco, vediamo se riusciamo a sommare. Eccolo qua. Vedere. Non ha praticamente la base, la sezione d'appoggio delle dita è questa, abbastanza comoda, nonostante tutto è pratica per la presa di appunti, una scritta veloce, veramente una clip lunghissima originale, ecco, che facilmente da inserire in una tasca, ovviamente una tasca piuttosto profonda. Per l'apertura il cambio si svita, semplicemente si svita, e avete in questo caso una cartuccia, potete usare anche un converter. È molto facile
Anche per ricaricare basta svitare la zona della sezione. L'ho inchiostrata con cosa? Con un altro prodotto che acquistai la casa estiva di Firenze, ma è proprio Ferrari, ma è proprio Ferrari, sì, la collezione Montblanc di Enzo Ferrari, sì, e il colore che usava Ferrari nei suoi scambi epistolari, pare di sì, pare di sì, e direi proprio di sì perché guardate. E Ferrari, oltre Montblanc, qua è provato, ho provato a Ferrari con tanto di codicino identificativo, official product. Quindi, sì, è impegnativo, sì, c'è lo fascino, ho detto, ma è un viola che, non, che tende a un rosso, che tende, insomma, è il colore di un genio d'automobilismo. Come Enzo Ferrari, un grande italiano, quindi è riuscito comunque a realizzare dei sogni e per chi è appassionato di automobili e di velocità, sicuramente è un inchiostro da avere, insomma, e io ci avevo la scimmia. Contro te Morici non ho potuto, ho potuto evitare anche lì un piccolo sconto, però insomma. E vi dico, la domanda che farete, ma sì, ma al di là di tutto, che ti ha dato qualche soddisfazione, ne vale la pena? Guardate, amici, secondo me sì, quando ti metti a scrivere con qualcosa, con colore, che era il colore di qualcuno veramente particolare, speciale, come Enzo Ferrari, direi che. Quindi io prendo il mio quaderno a 90 grammi della Calepino di Nanterre e vediamo, aspettate ancora un attimo. Togliamo, eccoci di nuovo, vediamo, quindi come vi ho detto io lo appoggio il cappuccio e iniziamo. Graphics di Ninfarina. Pianino F, come ho detto, un pianino Schmidt molto affidabile. Ovviamente rigido. Moderno rigido, nessun skipping, diciamo che poi l'inchiostro è un inchiostro di qualità, ma ce ne sono anche inchiostri altri, Caveco e altri, quindi. Sto scrivendo sul foglio bianco, così vedrete che quanto è particolare questo colore. Facciamo quick brown fox jumps over no, quindi scrittura veloce come la appunti veloci perché questa è una penna da trattarla come si vuole, da tutti i giorni, inserirla in una borsetta, dappertutto, utilizzata nella scrivania, in ufficio,
prendere una cosa veloce, scrivere un post-it, prendere un appunto, un numero di telefono, quello che volete. Poi ovviamente l'inchiostro la rende più performante, la rende ancora speciale, un pennino standard Schmidt come questo, inchiostrato con un inchiostro di questo tipo, ovviamente. Quindi si possono fare degli upgrading investendo più nell'inchiostro che nella penna. Quindi è anche un suggerimento che do a tanti di voi che avete dei budget abbastanza limitati per il caro vita. E quindi uno dice: dove vado a investire? Prendo la penna con un pennino e poi ho un inchiostro piuttosto scarso che non è prestazionale o non mi soddisfa nel colore, non mi riconosco. Spesso basta anche una penna molto semplice, economica, con un gruppo affidabile, come vi ho detto, si tratta del gruppo Schmidt, e scrive veramente. Benissimo. È veloce, quindi un F è onesto, perché diciamo che anche qui non ci sono sorprese. A chi piace il tratto più largo può andare su un medio, ma secondo me anche un F va benissimo. E niente, siamo ai 12 minuti e direi che per questa penna economica siamo, penso di aver già dimostrato, ecco, guardate il colore dell'inchiostro, quindi vi ho fatto vedere, aspettate un attimo, mettiamo in evidenza. In evidenza il colore, l'inchiostro. Vedete che bellissimo inchiostro, bellissimo colore, voglio dire. Non è paragonabile, già con Fabrizio abbiamo provato a trovare, c'è qualcuno che si avvicina, ma davvero, perché volevamo capire, ma sì, è un'operazione di marketing, è possibile sia un'operazione di marketing, noi del mestiere. Ma che la Ferrari e la Montblanc facciano un'operazione semplicemente di marketing mi sembra strano. Infatti, con Fabrizio abbiamo cercato tutti i VIO, tutti i rossi, tutti quelli che tutti e vedere, non abbiamo trovato uno che coincidesse con questo. Qualcuno che si avvicina, ma comunque lontanamente. È una combinazione davvero molto bella e come potete vedere veramente di prestigio, quindi questo è, vi auguro un caro saluto, mi raccomando, sempre lo sconto è 15% Leopoldo Parada, per chi è interessato ad aggiornarsi con una penna italiana, non la solita tedesca, e con un design pazzesco, quindi in farina. Guardatela, guardatela. Una penna sottile ma lunga, ovviamente. È una penna che fa gola a chiunque, con un prezzo veramente. Un prezzo veramente di ingresso abbastanza piccolo. Graphics,
Graphics di Pininfarina. Ciao a tutti.